Saltiamo naturalmente tutti i convenevoli, io sono felice di essere qui, ma intendo soprattutto i convenevoli sul fatto che il tema delle migrazioni è un tema gigantesco, eccetera, 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 quindi quelli che ci scambieremo qui sono degli appunti, nessuna pretesa di definire nei particolari questa questione gigantesca. Io credo che il tema delle migrazioni sia diventato quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè questa specie di campo di battaglia dove si confrontano in gran parte soprattutto luoghi comuni più che reali conoscenze e opinioni, anche perché non si riesce a eliminare dal dibattito collettivo quelle che io credo essere un paio di bugie fondamentali o comunque di errate convinzioni che inquinano un po' tutta la discussione. La prima bugia, secondo me, che bisognerebbe mettere da parte è quella secondo cui è in corso una inedita, improvvisa, imprevedibile, catastrofica emergenza migratoria. Allora, io non credo che questo sia vero. L'ONU da più di 40 anni ci dice che da più di 40 anni un po' più del 3% della popolazione mondiale è migrante. Perché sempre un po' più del 3% in 40-50 anni? Perché ovviamente aumenta la popolazione mondiale, aumenta la quota di quelli che sono migranti, la percentuale resta più o meno inalterata. Quello che semmai potremmo dire è che le rotte di queste migrazioni, che ripeto sono molto più che pluridecennali e che hanno già interessato praticamente ogni parte del mondo, l'Africa subsahariana, il confine tra l'America Latina e l'America del Nord, i confini tra l'Asia e la Russia, l'Oceano Indiano, ecco, queste migrazioni che si sono già avute dappertutto nei decenni scorsi, forse quello che possiamo dire è che hanno finalmente interessato anche noi, sono arrivate finalmente anche da noi. Ma anche questo non basta fare un'emergenza, perché questo fenomeno era largamente prevedibile, anzi in un certo senso siamo stati fin troppo lungo graziati. E per capirlo basta osservare quello che succede di fronte a noi. Perché noi di fronte, o più o meno di fronte, abbiamo un Medio Oriente che dal principio degli anni 70 ha vissuto quasi tre decenni di boom demografico, e questo perché i primi anni 70, 1973, la guerra dello Yom Kippur e i paesi arabi che si erano schierati per la causa palestinese puniscono, tra virgolette, i paesi occidentali che invece si erano schierati con Israele in due modi, e cioè tagliando la produzione di petrolio e aumentando i prezzi del petrolio. Questo ovviamente, anche se questi paesi sono posseduti più che amministrati dai loro governanti, fa sì che un rivolo di ricchezza maggiore scenda anche alla base, più ricchezza, un po' più di benessere, più figli, e questa è una cosa che va avanti per tre decenni, e fa sì che oggi in questa regione, che a seconda di come la componiamo, ma grosso modo ha 400 e rotti milioni di abitanti, intorno al 35%, quindi circa 120-130 milioni di persone siano sotto i 30 anni. E poi c'è l'Africa, naturalmente, dove vive gran parte degli under 25 del mondo, che sono 1 miliardo e 200 milioni di persone. Sono tutti in Africa i 5 paesi del mondo con l'età media più bassa, che sono il Niger, dove l'età media è 15 anni, l'Uganda, 15,5 anni, il Mali, il Malawi e lo Zambia, dove l'età media è poco oltre i 16 anni. Nell'Africa presa nel suo complesso l'età media è 28 anni, in Italia l'età media è 45 anni, in Germania 46. Nella UE il paese con il reddito pro capite più basso sta intorno ai 13.000 euro. In Malawi lo stesso dato è 160 dollari l'anno. In Medio Oriente
più di metà dei paesi è nettamente sotto, ma molto nettamente sotto la soglia dei 13.000 euro di prodotto pro capite, e in Africa, in 51 dei 53 paesi che la compongono, non se ne parla neanche, cioè siamo a livelli enormemente inferiori. In Niger la media è di 7,1 figli per famiglia, a Cipro 1, Cipro Europa. In queste condizioni, che peraltro sono note da molto tempo, sono decenni che i demografi ci raccontano questa storia, eccetera, eccetera, parlare di emergenza, in conclusione, secondo me, è del tutto impossibile, inappropriato, fuorviante. E la seconda bugia contrapposta, cioè non contrapposta, ma che integra questa prima, è anche bugia anche dettata da un certo, come dire, sincero entusiasmo per quello che si pensava sarebbero stati, e in parte sono anche stati, gli effetti positivi della globalizzazione. La seconda bugia è che i confini siano diventati un elemento trascurabile nella vita delle nazioni, quasi non avessero più importanza. Mentre invece lo Stato, qualunque Stato, e alle Nazioni Unite ne sono rappresentati 193, continua a essere una convenzione collettiva basata su tre elementi fondamentali: un insieme di persone chiamato popolo, che per vivere su un determinato territorio si dà un determinato governo. Se togliamo il popolo, cade ovviamente l'idea di governo condiviso, resta un pezzo di terra. Se togliamo il governo condiviso, resta un insieme di persone tenute insieme solo dall'eventuale legame territoriale. Ma se togliamo il territorio, magari abolendo i confini, appunto, resta un popolo nomade dal governo tutto da determinare. E solo la coesistenza contemporanea di questi tre elementi, popolo, governo e territorio, che a loro volta esprimono le tre esigenze fondamentali di qualunque organizzazione statuale, e cioè produrre l'utile collettivo difendendo la società all'interno e all'esterno, e dicevo, è solo la coesistenza contemporanea di quei tre elementi a far nascere l'idea della sovranità popolare, a sua volta certificata dal concetto di cittadinanza. Il cittadino, attraverso il proprio sovrano parere, manifesta il consenso affinché il governo scelto da tutti faccia gli interessi di tutti e protegga la nazione. Allora, lo scontro di queste due bugie, c'è l'emergenza migratoria e confini, roba superata, estremizza le posizioni e genera a cascata tutta una serie di altri equivoci. Per cui per alcuni la realtà quotidiana delle migrazioni può essere affrontata sulla base del solo sentimento umanitario. Se avremo abbastanza cuore, i migranti saranno comunque accolti e integrati. Per altri la difesa dei confini è la soluzione di tutti i problemi. Se saranno i confini abbastanza chiusi, i migranti spariranno e via via peggiorando le cose. Allora, se la questione dei flussi migratori, al contrario, come penso io, non è un'emergenza, ma al più una, virgolette naturalmente, malattia cronica, che non può ignorare, che per essere affrontata e eventualmente curata, non può ignorare la realtà delle nazioni e degli stati, la prima accortezza che secondo me dovremmo avere tutti, noi che in qualche modo ce ne occupiamo, ma dico, quelli come me che se ne occupano a parole, poi ci sono quelli che se ne occupano sul serio, ecco, la prima accortezza che dovremmo avere è quella di distinguere. Non tutte le migrazioni sono uguali, non tutti i paesi di destinazione sono uguali. Non è un generone in cui tutto si tiene e tutto appunto è uguale. Il caso più indicativo e paradossale, se vogliamo vedere, è proprio quello dell'Italia, che non sarebbe un paese di destinazione, visto che la grande maggioranza dei migranti, da quello che sappiamo, che approdano sulle nostre coste vorrebbero andare da un'altra parte, ma che finisce di diventarlo, almeno in parte, paese di destinazione, perché non è il migrante, ma le contingenze politiche del momento a scegliere dove invece il migrante andrà a finire o dove dovrà accontentarsi di restare per un tempo determinato o addirittura indeterminato. Oppure
altro caso, pensiamo alla Germania che nel settembre del 2015 apre inaspettatamente le porte ai profughi siriani, attirando così ulteriori altre folle lungo la cosiddetta rotta dei Balcani. Poi nel novembre, due mesi dopo, richiude le frontiere e scarica sui paesi vicini quelle stesse folle che aveva contribuito ad attirare, facendo pensare ad un'apertura generalizzata. Questo ha fatto nascere anche i muri in Europa. Tutti hanno criticato Orban quando ha costruito il muro tra Ungheria e Serbia, ma pochi hanno riflettuto su quale impatto avrebbe potuto avere su un paese di 9 milioni di abitanti come l'Ungheria un transito o addirittura uno stop di più di 400.000 migranti. Quindi, se l'importante è distinguere, proviamo a distinguere cominciando con le migrazioni. Intanto dovremmo renderci conto, soprattutto perché siamo noi come Occidente anche dei grandi produttori di guerre e di conflitti, che ci sono migrazioni indotte o scientemente agevolate perché usate come un'arma nella relazione tra le nazioni. Nel 2006 Gheddafi, durante un incontro dell'Unione Africana, disse: chiederemo all'Europa di pagare 10 miliardi di euro se vuole davvero fermare la migrazione verso il suo territorio. Gli europei che non vogliono accettare i migranti dovrebbero emigrare in America o pagare la Libia perché tenga chiusi i propri confini. Nel 2004, ricordiamocelo, l'Unione Europea aveva cancellato le sanzioni contro la Libia di Gheddafi per tante ragioni, ma la ragione di fondo, quella vera della Realpolitik, era proprio questa, cioè accontentare Gheddafi per fermare le migrazioni verso l'Europa. Nel 2005 la UE versa 2 miliardi a Gheddafi per questo, nel 2008 arriva il trattato di amicizia e cooperazione tra Italia e Libia, con cui l'Italia si impegna tra l'altro a versare alla Libia 5 miliardi di euro a titolo di compensazione per il passato coloniale. E la stessa identica cosa è poi successa più tardi con Erdogan e con la Turchia. Erdogan prima ha molto contribuito a destabilizzare la Siria e l'Iraq, finanziando e armando i gruppi ribelli e le formazioni terroristiche che operavano nei due paesi in funzione anti-Assad. E poi ha ricattato l'Europa, diciamo in particolare la Germania, ma ha ricattato l'Europa con la minaccia dei profughi siriani e iracheni che lui stesso aveva contribuito a produrre, diciamo così, fino a farsi finanziare con 6 miliardi di euro l'esternalizzazione, diciamo, del confine europeo. La pulizia etnica dei kosovari, operata da Slobodan Milosevic nel 1999, aveva anche, al di là delle questioni proprie interne, aveva anche lo scopo di cercare il collasso, comunque la massima difficoltà dei paesi confinanti che sostenevano la guerra antiserba. I quasi 500.000 profughi siriani che l'ISIS ha spinto verso il Libano avevano anche lo scopo di far crollare o mettere in crisi la complessa struttura etnica e confessionale del Libano, che è un paese dagli equilibri delicati e misteriosi e che comunque ha meno di 4 milioni e mezzo di abitanti e si tiene quasi 500.000 profughi siriani. Ci sono più bambini siriani nelle scuole libanesi di bambini libanesi oggi. Lo stesso Lukashenko, l'autocrate della Bielorussia, nel 2002 e nel 2004 ha minacciato l'Unione Europea dicendo: ah, io vi faccio arrivare un sacco di... Nel 2004 direttamente la Polonia, che era appena entrata nell'Unione Europea, dicendo: vi faccio arrivare un sacco di profughi se voi non fate questo, quello, quell'altro. Per fortuna la Bielorussia non ha un potere, come dire, ricattatorio molto forte. L'Unione Europea spese 1 miliardo per rafforzare le frontiere e la cosa si chiuse lì. Ci sono altri casi che noi dovremmo analizzare, secondo me, con un po' più di lungimiranza. Per esempio il caso dell'Eritrea. Nel 2018 i soli eritrei, scusate, leggo, ma tanto è una cosa che ho scritto io e quindi sono autorizzato a farlo.
Nel 2018 i soli eritrei hanno costituito il 16% di tutti i migranti approdati in Italia, ovvero la seconda nazionalità dopo i tunisini che erano al 19%. E ci sono pochi dubbi che la Tunisia sia più vicina all'Italia dell'Eritrea. Allora, secondo stime affidabili, che sono quelle di Human Rights Watch, anche se sono un filo datate, più di 4.000 eritrei scappano dal proprio paese ogni mese e ormai almeno 500.000 di eritrei avrebbe lasciato il paese. Allora, gli abitanti dell'Eritrea nel complesso sono 6,5 milioni. L'Eritrea viene normalmente descritta come una specie di campo di concentramento a cielo aperto, servizio militare perenne, dittatura, tutto quello che abbiamo sentito dire dell'Eritrea. Ma allora, c'era un intervento o era un colpo di tosse? Mi sono perso. Vabbè. Allora, secondo voi è possibile che da un regime dittatoriale, da un paese descritto come un lager a cielo aperto, se ne vada 500.000 di persone su 6,5 milioni senza che le autorità lo sappiano o in qualche modo tollerino, per non dire favoriscano? Io credo sia assolutamente impossibile. Tra l'altro l'Eritrea è un paese che prende anche degli aiuti dall'Unione Europea in due programmi, che sono lo European Development Fund e il Khartoum Process. Quindi non facciamo delle migrazioni un grande minestrone dove tutto uguale, tutto si somiglia. Di esempi come quelli che abbiamo fatto ce ne sono tanti, questi sono i più recenti, anche i valseros cubani a suo tempo avevano delle implicazioni. Allora, in questi casi noi che cosa dovremmo far prevalere? Il dato politico, sapendo che dietro questi fenomeni ci sono dei calcoli, delle strategie, oppure il dato umanitario? In realtà, siccome questa scelta è impossibile da fare in questi termini, che sono peraltro quelli in cui tutto questo tema viene presentato, quello che succede e che prevale di volta in volta è il dato utilitaristico, quello che più ci conviene. Alla Germania a un certo punto non interessava più accogliere e quindi le è andato benissimo che i profughi siriani, che per due mesi ha detto che voleva accogliere perché c'era un'emergenza straordinaria, a settembre li voleva accogliere perché per una questione umanitaria, a novembre le andava benissimo che stessero nei campi profughi allestiti da Erdogan in Turchia, perché erano cambiate le condizioni politiche interne alla Germania e quindi all'Italia a un certo punto non andava più bene che arrivassero i profughi dalla Libia. E le è andato bene che questi stessi profughi restassero nei campi, spesso descritti come dei lager, della Libia. Ai kosovari è andata molto meglio, è andata talmente bene che non solo c'è stato uno sforzo umanitario per assisterli nell'emergenza, ma gli è stato fatto addirittura uno Stato, inventato da zero. Un'altra distinzione su cui dovremmo esercitarci con un po' più, secondo me, di acume, è quella tra migranti economici e profughi bisognosi di protezione umanitaria. Quello che dicono i governi è i profughi sì, i migranti economici no, in generale. No? Ripeto, qui ci stiamo dando degli appunti. Ed è questa una questione molto vecchia, molto più vecchia di questa presunta fasulla emergenza migratoria di cui si è parlato solo negli ultimi anni. Nel 2005... Francia e Olanda bocciarono il progetto di Costituzione europea sulla base del timore del cosiddetto idraulico polacco, perché si aveva paura che approvando quella Costituzione poi saremmo stati invasi da appunto lavoratori polacchi, i quali poi poco tempo dopo hanno scoperto che si stava molto meglio a casa propria e anzi a noi piacerebbe andare adesso a lavorare in Polonia, ma non ci voglio. E anche qua, quindi tema è vecchio, anche qua cerchiamo di superare qualche luogo comune. Se siamo convinti che la maggior parte di coloro che ambiscono a raggiungere l'Europa siano profughi,
nel senso tecnico del termine, siamo in errore. Sia in Italia sia nell'Europa nel suo complesso, la percentuale di domande di asilo o di protezione umanitaria che vengono respinte eccede abbastanza largamente il 60%. E se guardiamo alle nazionalità di coloro che sono sbarcati in Italia nell'ultimo anno, secondo almeno i dati del Ministero degli Interni, vediamo che il 24% è fatto di tunisini, il 15% di algerini, il 12% di iracheni, l'11% di bangladesi, ho scoperto che si dice così, spero che sia giusto, ho guardato su internet, il 7% di guineani, il 7% di senegalesi e poi ci sono altre nazionalità con dati ancora minori. Allora, se noi guardiamo, studiamo questa lista, escludiamo gli iracheni, il 65% di coloro che sono sbarcati non proviene da paesi in guerra. Ci sono anzi paesi, quelli di questa lista, come il Senegal, che nel 2017 ha avuto un incremento del PIL del 7%. O come la Guinea, che addirittura, a dispetto di Ebola, che è stata una tragedia colossale, ha avuto un incremento del PIL dell'8%. Sono paesi che crescono. Quindi, questa curiosa idea, accuratamente coltivata da molti media, che prende per profugo chiunque arrivi su un barcone, è un'idea, un'altra delle tante idee che producono fraintendimenti. E questo è un fraintendimento che vale persino quando chi arriva, arriva davvero da un paese in guerra. E io vi cito un caso di cui ho un'esperienza diretta, che è quello della Siria e dell'Iraq. Nemmeno i siriani, nemmeno gli iracheni che arrivano sono necessariamente dei profughi bisognosi di protezione umanitaria. E questo perché? Adesso non voglio dirvi io, voglio usare le parole di testimoni più illustri di me, e sono testimonianze che ho raccolto per un libro che uscirà a fine mese, appunto, su Siria e Iraq. Per esempio quella di Sua Beatitudine Luis I Sacco, che è il patriarca della Chiesa Caldea Cattolica dell'Iraq, che dice: quelli che partono sono i più ricchi e i più istruiti. A Baghdad ormai non restano che le famiglie povere. E Monsignor George Abu Hazen, che è l'amministratore apostolico di Aleppo in Siria, mi ha raccontato, potrei citare quasi esattamente le stesse parole. Perché dalla Siria, lui dice, sono partiti i benestanti, quelli con delle forti competenze professionali. Difatti il problema della Siria adesso è che non ci sono più ingegneri, avvocati, tecnici qualificati, eccetera, eccetera, eccetera. In buona sostanza, anche dai paesi travolti dalla guerra, arrivano qui i benestanti, i più garantiti, quelli con maggiori contatti. I poveri restano là. Non possono scappare. E quindi anche qua la distinzione migranti economici, bisognosi, dove si pone esattamente? E se vogliamo andare avanti, anche per riprendere il discorso precedente, è possibile che ci sia anche un uso politico della protezione umanitaria. Perché se voi andate a vedere i dati, purtroppo mi sono scordato di portarmeli, però se voi notate, andate a leggere i dati ufficiali, la protezione umanitaria nelle sue diverse forme è concessa con grande larghezza, per esempio, ai siriani. E i tempi di attesa di un siriano rispetto alla sua richiesta di protezione umanitaria sono molto più brevi di quelli relativi ad altre nazionalità. Per esempio agli afghani. Non c'è paragone, credo che la percentuale di accoglimento di richieste di protezione umanitaria in Europa per i siriani sia intorno al 40% e per gli afghani al 20%, ma noi siamo sicuri che gli afghani abbiano metà del bisogno di protezione umanitaria dei siriani. In base a che cosa? O gli iracheni, idem.
La nostra percezione del problema, a questo proposito, secondo me, è schiacciata sulle immagini televisive, sulle carrette del mare, sull'enfatizzazione dello sbarco come gesto di estrema disperazione, cosa che spesso non è o è solo parzialmente. La vera disperazione, se guardiamo le rotte delle migrazioni, è altrove e ce lo dicono i dati, ce lo dicono quelli che operano sul campo. Sì, questa concentrazione sul Mediterraneo risponde più ad esigenze politiche nostre, italiane ed europee, che non alla realtà dei fatti, perché la realtà dei fatti è quella che ci racconta, per esempio, Richard Danziger, che è il direttore per l'Africa orientale e centrale dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, e che ci dice che muoiono molti più migranti nei deserti africani che tra le onde del Mediterraneo, questo anche prima, non solo adesso che il flusso si è ridotto così drasticamente. E la quantità è circa il doppio. Ogni migrante che muore nel Mediterraneo ne ha alle spalle due che sono già morti nel deserto. E non è che occorra essere dei geni o dei santi per capirlo. Da Agadez, che è il centro del Niger, che è considerato uno dei maggiori hub di distribuzione dei migranti africani, a Tripoli, in Libia, ci sono 3.300 chilometri. Per arrivare ad Agadez dal Ghana ci sono altri 2.000 chilometri, dal Camerun 2.200, dal Senegal 3.700, dall'Eritrea alla Libia sono più di 5.000 chilometri. Quindi, e sappiamo che queste migliaia di chilometri sono fatti sotto il controllo di predoni, trafficanti di esseri umani, in condizioni durissime, eccetera, eccetera, eccetera. Giuseppe Loprete, che è il capo della missione dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni in Niger, nel luglio del 2018 ha rilasciato questa dichiarazione. L'Algeria ha lasciato più di 13.000 migranti nel deserto, li ha abbandonati nel deserto del Niger e del Mali, dando loro la scelta se morire sul posto o di fatto morire camminando. Queste sono le cifre. E tutto questo, quando si parla di politica e di distinzioni, eccetera, eccetera, tutto questo non è nascosto lì, perché avviene sotto gli occhi dei paesi occidentali che hanno riempito quell'area dell'Africa di missioni militari e quindi hanno occhi e orecchie sul posto. Gli Stati Uniti hanno basi militari a Djibouti, in Etiopia, nel Niger e proprio ad Agadez, in Camerun, e hanno svolto esercitazioni militari in Marocco, Guinea, Ghana e Camerun di nuovo. Il 17% delle forze speciali americane è di stanza in Africa. C'è una forza navale americana che incrocia regolarmente al largo delle coste africane in funzione, diciamo, antipirateria e poi per tutto il resto. La Francia ha missioni militari permanenti in Senegal, Gabon, Costa d'Avorio e basi in Niger, Chad, Djibouti e Centrafrica. I francesi sono intervenuti, come sappiamo, militarmente nell'Africa subsahariana molte volte e operano d'intesa con le forze americane, e nell'area di Chad, Niger, Camerun, Nigeria, eccetera, eccetera, anche in coordinamento con il Regno Unito. La Germania è presente in Mali, Sudan e Sud Sudan, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che avviene nel deserto è misterioso per noi, ma non per i nostri governi e per i nostri paesi. Allora, se noi dobbiamo cominciare a distinguere anche tra migrazioni e renderci conto che ci sono dei processi politici anche dietro questi fenomeni, non dobbiamo però arrivare alla conclusione che tirano molti. Cioè, perché un cittadino del Senegal non dovrebbe voler emigrare e andare in un altro posto, anche se il suo paese è un dragone, un piccolo dragone dell'Africa. Il desiderio di una persona, abbiamo detto Senegal per fare un esempio, di spostarsi è un delitto di per sé, e questo è ovviamente no. La risposta è ovviamente no. Anche se questo semplice concetto sembra ormai quasi proibitivo per gli europei, no? Noi italiani e anche gli altri.
sembra che chiunque voglia venire da noi compia una specie di infamia. E questo perché secondo me l'Europa ha perso la dimensione della realtà. E per recuperare un senso della realtà bisogna che l'Europa e naturalmente anche l'Italia prendano coscienza di trovarsi perfettamente all'incrocio tra due condizioni che sono poi la causa vera di tanti problemi, compresi quelli legati all'interpretazione dei flussi migratori. In altre parole, secondo me, perlomeno, l'Europa non è stata mai così potente o ricca, diciamo, e così decadente insieme. Nei secoli passati è stata decadente e non potente. Per esempio la lunga fase dopo la caduta dell'Impero Romano, non a caso anche quella segnata da grandi spostamenti di popolazione. E nei secoli passati è stata anche a lungo potente e non decadente. Oggi invece siamo, se vogliamo, potenti e decadenti insieme. Basta pensare, per esempio, che il 70% della ricchezza mondiale è concentrato in Europa e negli Stati Uniti, e solo l'1% in Africa. Che l'Europa è tuttora responsabile, felicemente responsabile, del 20% delle transazioni commerciali mondiali. Ma mi pare sia anche colpa di noi pensionati, forse, ma anche assolutamente poco conscia del fatto che nel mondo 7 persone su 10 vivono in luoghi in cui le disuguaglianze sociali negli ultimi 30 anni sono aumentate, non diminuite, compresa l'Italia peraltro. Compresa l'Italia, dove il 10% della popolazione controlla circa il 30% della ricchezza nazionale. Poco conscia che tra il 1988 e il 2011 il reddito medio del 10% più povero dell'umanità è aumentato di $65 pro capite, alla velocità di circa $3 l'anno. Mentre il reddito dell'11% della popolazione mondiale più ricco è cresciuto di $11.800, cioè 182 volte tanto la crescita del più povero. Che nel biennio 2015-2016 le 10 più grandi multinazionali del mondo hanno realizzato profitti superiori a quanto si trova nelle casse di 180 paesi. Sono fatti che basterebbero da soli a cambiare le carte geografiche del mondo e a far spostare la gente. E io credo che, a parte questo, soprattutto l'Europa ormai sia preda, senza riuscire a uscire dall'inerzia, senza riuscire a prendere un qualche iniziativa, un qualche provvedimento, di quella che possiamo chiamare la sindrome giapponese. Il Giappone è il paese più vecchio del mondo. Il 40% della sua popolazione è over 65. Le scuole elementari in Giappone chiudono perché i bambini in età da scuola elementare sono ormai meno del 10% della popolazione e le scuole vengono trasformate, non a caso, in ospizi. L'Europa, che nel 1950 contava per il 22% della popolazione mondiale, nel 2050 conterà per il 7%. In Germania, che è il paese più vecchio d'Europa, abbiamo detto credo prima, l'età media 46 anni, è dal 1972 che il numero dei morti supera quello dei nati. Tutti gli studi demografici più accreditati, più credibili, prevedono per l'Europa un consistente calo della popolazione nei prossimi decenni, per l'Italia, proseguendo così, una contrazione, una discesa a 51 milioni di abitanti rispetto ai 60 milioni e più attuali entro la metà del secolo. L'Italia nel 2018 ha battuto un nuovo record, mai così poche nascite dal 1861, l'anno dell'Unità d'Italia. Se a metà anni 60 avevamo raggiunto il massimo, il record in questo senso, con 1 milione di nati l'anno, dal 2015 siamo sotto quota 500.000 e l'anno scorso appunto siamo scesi sotto quota 450.000. Questo che cosa vuol dire? Pensiamo ai dati di prima, alla concentrazione della popolazione in abbiamo detto Medio Oriente e Africa, alla ineguale distribuzione della ricchezza. Questo che cosa significa invece questi dati per l'Europa? Che in Europa c'è un sacco di posto,
c'è un sacco di posto. E quindi non dovremmo stupirci, e tantomeno parlare di emergenza, se in queste condizioni l'Europa, con tanta ricchezza e tanto spazio insieme, attrae persone da fuori. Anche perché, tra l'altro, questa situazione, noi non dovremmo pensare che a due fenomeni distinti quando pensiamo alle migrazioni, per esempio, dei nostri giovani e all'immigrazione di tanti giovani da fuori, perché è lo stesso fenomeno. Cioè, se si apre tanto spazio e la ricchezza si concentra, è chiaro che la gente va dove c'è lo spazio e dove c'è la ricchezza. Che poi siano gli italiani che vanno a cercare lavoro da un'altra parte perché là c'è spazio e ricchezza, o che siano i senegalesi che vengono in Europa perché qui c'è spazio e ricchezza, il principio è esattamente lo stesso. Il che, tra l'altro, all'interno dell'Europa genera poi degli squilibri notevoli, non a caso la Brexit, non a caso questo fenomeno di disgregazione dell'Europa, perché gli squilibri ovviamente mettono a repentaglio l'equilibrio. È chiaro che le energie umane migliori si spostano verso i poli economici e sociali più vivaci. Questo che succeda dentro l'Europa o succeda da fuori verso l'Europa, non c'è alcuna sostanziale differenza. Però anche qua stiamo attenti ai meccanismi di autoconsolatori, ai meccanismi facilmente autoconsolatori, perché c'è anche la tendenza ad attribuire una specie di ruolo salvifico all'immigrazione e agli immigrati. Faranno i figli che noi non facciamo più, pagheranno le tasse, pagheranno lavorando le pensioni a noi che abbiamo scialacquato in passato. Non è così, non scarichiamo su altri le nostre colpe e le nostre responsabilità. L'Italia ha il tasso di natalità più basso del mondo, 1,35 figli per donna, quindi belli lontani dal tasso di sostituzione della popolazione. Ma se noi ci pensiamo che saranno gli immigrati a fare i figli che non facciamo noi, ci sbagliamo, perché i dati dell'Associazione dei Medici di Origine Straniera in Italia ci dicono che le donne immigrate, che peraltro anche così negli ultimi anni hanno contribuito per circa 15-20% delle nuove nascite, sono da un decennio circa sotto il tasso di riproduzione di 2,1 figli per donna. Perché non fanno mica i miracoli? Se è complicato e è difficile sposarsi, mettere su casa, fare figli, lavorare, eccetera, eccetera, per noi italiani in Italia, non si vede perché dovrebbe essere facile per loro. E lo stesso vale per gli altri argomenti. Per esempio, per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, in Italia il tasso di occupazione di popolazione occupata è intorno al 60%, il che vuol dire, tra l'altro, belli belli, 10% sotto la media europea e 20% sotto la media dei paesi del nord Europa. E allora, su questo tema, io leggo, però no, questo non è roba mia, avrei potuto rielaborarlo, ma mi sembra scritto benissimo così e non vedevo per quale ragione. Questo è un articolo comparso nel dicembre dell'anno scorso sul Sole 24 Ore, un articolo di Luigi Bonatti, che, parlando appunto degli immigrati, e questi, noi abbiamo questa bassa occupazione nazionale, ma abbiamo 2,5 milioni di immigrati occupati in Italia. Allora Bonatti ragiona e dice: la stragrande maggioranza di questi 2,5 milioni di immigrati occupati svolge attività a basso o bassissimo valore aggiunto, e quindi molte famiglie straniere regolarmente residenti sono famiglie povere, il 30% è addirittura in povertà assoluta. Ciò avrà due prevedibili conseguenze. La prima è che ora gli stranieri, essendo entrati in Italia di recente, sono più giovani degli italiani e bilanciano il fatto di pagare in media meno tasse e contributi previdenziali con il fatto di usufruire meno degli italiani, italiani ovviamente di nascita, qui non si parla di cittadinanza, di prestazioni previdenziali e sanitarie, cosa che però cambierà, perché neanche gli immigrati hanno il segreto dell'eterna giovinezza.
Ci sarà inoltre bisogno di misure assistenziali per contrastare l'alta incidenza della povertà tra gli stranieri immigrati. Ciò crea dubbi sui benefici che, secondo alcuni, gli immigrati apporterebbero alla sostenibilità della finanza pubblica, i contributi, le pensioni, eccetera. La seconda, continua Bonatti, è che in un paese a bassa mobilità sociale, intergenerazionale, come l'Italia, molti immigrati di seconda generazione rischiano di restare segregati in attività precarie e di pura sussistenza. Gran parte dell'aumento netto dell'occupazione è stato dovuto negli ultimi 25 anni ad immigrati impegnati in occupazioni a bassa qualifica, contribuendo al restagno della produttività aggregata riscontrato nel periodo. Non sembra cioè essersi materializzato quell'effetto positivo su produttività e PIL pro capite che gli immigrati non qualificati hanno avuto in altre economie, consentendo ai, lui li chiama nativi, cioè i francesi nati in Francia, eccetera, eccetera, di spostarsi verso attività a più alto valore aggiunto. Tale beneficio in termini di PIL pro capite viene pressoché vanificato se, come in Italia, ci sono molti lavoratori nativi che non sono occupati e necessitano di sussidi. Vedi gli 80 euro, vedi il reddito di cittadinanza. Un'abbondante offerta di immigrati a basso salario può contribuire ad ancorare l'economia italiana su una traiettoria in cui la composizione del prodotto è sbilanciata verso beni e servizi a bassa tecnologia ed è alta l'incidenza di modalità produttive ad uso intensivo di lavoro non qualificato. Non è far venire delle persone per spedirle a raccogliere i pomodori in condizioni di semischiavitù che farà bene né agli immigrati né al paese. Quindi, e vado a concludere, sul tema delle migrazioni secondo me bisogna farla finita con le illusioni, prima di tutto, il primo provvedimento sarebbe farla finita con le illusioni e i luoghi comuni. Nessuno verrà da fuori a salvare la nostra civiltà stanca e sterile e noi non siamo in grado di salvare tutti. Pensare di tenere tutti alla larga è impossibile e autolesionistico. Queste sono cose che dovremmo dirci, secondo me, con molta chiarezza. È ora di usare la testa e di fare politica. Io credo che il vero grande problema nostro sta nella difficoltà crescente che incontriamo nel rispondere alla domanda chi siamo? Che cosa significa oggi essere italiani? Che cosa significa essere europei oggi? Cos'è un europeo oggi? Chi è? Cosa pensa? Cosa vuole? L'Europa oggi manca di fisionomia e mancando di fisionomia non può compiere l'unica operazione che darebbe un po' di senso al tutto, riconoscersi e riconoscere, riconoscersi nella propria realtà, nei propri problemi e riconoscere gli altri nella loro realtà e nei loro problemi. Perché solo le persone che si riconoscono sono in grado realmente di scegliersi. E il futuro, sia per noi europei, sia per chi vuole vivere e lavorare con noi, tra noi, insieme con noi, sta nel compiere una scelta, non nel scappare da qualcosa o nell'accettare qualcuno obtorto collo. Quindi io credo, dobbiamo riaprire vie legali di immigrazione nei nostri paesi. E sono molto, molto, come dire, scandalizzato con tutte le parole che si sono fatte la sinistra abbia governato per anni senza pensare almeno di modificare radicalmente una legge come la Bossi-Fini, che è una legge totalmente assurda. Non si può chiedere a una persona che sta in un altro continente di trovarsi un posto di lavoro qui prima di venire. Sarebbe più onesto dire no, non vogliamo nessuno. Sarebbe molto più onesto. E dobbiamo riaprire queste vie legali di immigrazione perché noi abbiamo bisogno di gente e tanta gente ha bisogno di noi. Questa cosa, il fatto di avere noi bisogno e loro bisogno, non è di per sé la soluzione. Anche riconoscere questo non è di per sé la soluzione. Perché questi bisogni devono incrociarsi e per potersi incrociare in maniera positiva per tutti devono essere disciplinati. Noi viviamo in una società che
sta sperimentando i negozi senza commessi e le automobili che si guidano da sole. È lì che stiamo andando, più o meno lentamente, ma è lì che stiamo andando. E quindi, ripeto, non ha alcun senso continuare a, virgolette, importare, e poi magari anche senza virgolette, perché forse veramente c'è anche un'idea di importazione, importare persone che andranno a spezzarsi la schiena nei campi. Abbiamo bisogno di persone qualificate se davvero vogliamo parlare di accoglienza e integrazione. E se vogliamo che queste parole non restino un pio desiderio o delle nobili intenzioni vuote. E abbiamo bisogno di incidere nei paesi di partenza con interventi molto più consistenti di quelli attuali, con piani organici per lo sviluppo non solo economico, e sarebbe anche il caso di piantarla lì con un po' di quell'economia di rapina nei confronti delle risorse naturali, per esempio dell'Africa, a cui si dedicano anche paesi che predicano molto bene e razzolano molto male, tipo la Francia e compagnia bella. Ma questo sviluppo anche dovremmo favorirlo anche dal punto di vista scientifico e culturale, lavorando sulle scuole. Ma è possibile che lo sforzo per il miglioramento debba essere lasciato ai missionari, che debbano essere loro a costruire le scuole dove manca? E abbiamo bisogno anche di riformulare i tratti fondamentali della nostra vita economica e sociale, che nelle attuali condizioni, quelle che ho cercato di descrivere prima, diventano sempre più difficili da sostenere. Il demografo tedesco Erwig Birg ha calcolato che la Germania, per fermare il declino demografico e mantenere costante la propria popolazione, dovrebbe importare entro il 2050 17 milioni di immigrati. Se invece volesse mantenere costante la popolazione attiva, cioè quelli che lavorano, ne dovrebbe importare 24 milioni. Se crediamo che il nostro futuro sia questo, tanti auguri a tutti. Grazie. Bene, ringrazio molto Fulvio Scaglione per la sua relazione e lascio lo spazio alle domande. Venite qua avanti, così vi passo il microfono. Allora, avendo fatto per 20 anni il sindacalista degli inquilini nelle case Aller di Milano e provincia, ho vissuto il crescente disagio che dagli anni 80 in avanti ha cominciato a serpeggiare nelle classi subalterne che vivono nelle periferie. Questa cosa qua mi ha prodotto inizialmente l'idea che tutta questa gente qua sbagliasse l'approccio a vedere i processi migratori, no? Devo dire che dopo 20 anni mi sono un po' ricreduto sull'idea che questi processi migratori senza una gestione intelligente, controllata, stavano producendo un disastro sociale e politico. La sinistra di cui io faccio parte ha commesso davvero un grande disastro. E continua su quella strada. Per cui io penso che ho colto con grande attenzione sia la relazione della compagna sia di Scaglione. Io ovviamente ho una mia idea ormai su questa situazione qua. Concordo sul fatto che non si possa
che il problema è talmente complesso e va visto in termini di complessità, e per cui bisognerà proprio trovare, secondo me, una nuova generazione che si ponga i problemi non come se l'è posta la mia di generazione. Però c'è un fatto, qui c'è un convitato di pietra, o meglio due. Il primo è la mancanza dello Stato, la sconfitta degli Stati, cioè l'idea che lo Stato non esista più, cioè il paradigma economico che ha prodotto la distruzione degli Stati al ruolo di meri enti locali. Mi sembra che sia una cosa da mettere in discussione il più presto possibile. La seconda è il paradigma economico. Se non cambiano le coordinate economiche su cui tutta questa vicenda si opera, secondo me il disastro sarà ancora peggiore di quello che abbiamo sotto gli occhi. Solo una cosa, mi ero dimenticato di ripeterlo, chiederei semplicemente di essere un po', cioè, domanda e abbastanza assurdo. Intanto ringrazio Fulvio Scaglione, gli faccio anche gli auguri, perché il problema è che questi argomenti qui sono estremamente complicati, complessi, facciamo per non essere pessimisti, e siamo in un'epoca di semplificazione, dove i messaggi devono essere semplificati, e su questi argomenti la semplificazione semplicemente non è praticabile. E allora passare questo tipo di dati, di informazioni, maturarli, farli capire è complicato. Un paio di osservazioni erano queste qua che volevo fare, poi faccio una domanda specifica su un pezzettino piccolo che però non ho capito bene dalla relazione. L'entità statuale è vero che esiste, è vero che è un paradigma dal quale non si può prescindere, ma i problemi che è chiamata a risolvere l'entità statuale non sono più nella sua portata. Facevi l'esempio di queste grandi migrazioni attraverso i deserti, che attraversano tanti paesi. Ora, l'entità statuale Italia, ma anche Germania, non ha capacità di intervento su quel singolo, su quello scenario. Mi spiego? Io non credo che ce l'abbia. E contestualmente viviamo in un'epoca nei quali le organizzazioni sovranazionali, ONU, WTO, eccetera, EU, Unione Europea, sono costantemente delegittimate, costantemente abbandonate, no? Quindi ci troviamo di fronte a problemi globali in assenza di una governance globale. E quindi auguri ai figli maschi, perché certo, alcuni paesi le cose le fanno, perché nonostante quello che si è detto, il Giappone è il paese più anziano del mondo. Leggevo, spizzichi e bocconi, perché quello che esce dal Giappone è sempre ipermediato, comunque leggevo che sta facendo una campagna di acquisizione di forza lavoro per 360.000 persone. Cosa fa il Giappone? Prende i singoli paesi, 11 paesi del sud-est asiatico, gli manda attraverso ambasciata, presumo, l'input, vuole curriculum, presumo, per portare 4-5. La Germania sta facendo la stessa cosa, non ho capito come, però leggo di una campagna di acquisizione di 600.000 eccetera nei prossimi 3-4 anni. Noi che siamo un po' coglioni, diciamo, a livello bilaterale, forse con le ex colonie, Corno d'Africa, potremmo fare delle politiche bilaterali, ma attualmente siamo in presenza di un governo che fare politiche è politica estera, non ne parliamo, cioè. Ecco, questi qui sono, secondo me, gli snodi su cui si incarta un po' il discorso. E invece la domanda specifica era sull'Eritrea, quello che dicevi, non ho capito bene, cioè da quello che arriva qui sembra che lì se ne scappino i giovani per scampare al servizio militare coatto eterno, diciamo così. Francamente non credo che ci sia una connivenza da parte della dittatura eritrea, perché si fa scappare i suoi militari giovani, cioè, e non sta nemmeno ricattando l'Europa al momento, quindi non riuscivo a capire questo snodo qua, grazie.
Dunque, parto dalla coda. La questione dell'Eritrea, quello che mi insospettisce è che in un paese che viene descritto appunto come gestito da un regime poliziesco, carcerario addirittura, possa scappare 500.000 di persone su una popolazione di 6.500.000 di abitanti. Questo non è un rivolo, eccetera, eccetera. Sono tantissimi. Io non so calcolare al volo, fatto il liceo classico, la proporzione quanto sia 500.000 su 6.500.000, però è un bel po'. Quindi mi domando se questo non serva a un regime autoritario per sfogare, no? Problemi interni, problemi di povertà, problemi di contestazione, di eventuale instabilità, eccetera. Me lo domando, io non sono... Quanto al resto... Io credo che sulla questione di questi sono d'accordo che ovviamente il singolo paese, soprattutto un paese piccolo come relativamente piccolo come l'Italia, ha poche possibilità di. Quindi credo che quelli che servano siano degli interventi collettivi. Il problema è che io personalmente credo nella funzione positiva degli interessi materiali, e purtroppo noi viviamo in un mondo, in una fase di storia in cui gli interessi vanno altrove, perché c'è una economista di Harvard che si chiama Linda Bales, che ha preso i conti fatti dal centro ricerca del Congresso sul costo delle guerre per i soli Stati Uniti delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Il Congresso aveva calcolato in, mi pare, 1.500 miliardi di dollari il costo di queste guerre. Questa economista di Harvard si è messa lì, ha spulciato i conti, li ha rifatti inserendo delle voci che erano state trascurate, eccetera, eccetera, ed è arrivata alla somma di una somma, secondo lei, compresa tra i 4.000 e i 6.000 miliardi di dollari. Evidentemente le amministrazioni americane hanno ritenuto che fosse più nei loro interessi condurre queste guerre che non usare gli stessi soldi per intervenire, per esempio, per la promozione sociale ed economica di determinate regioni dell'Africa. Appunto, voglio dire, pensate che per tenere, ho scoperto, occupandomi di queste cose, che per tenere un marine in Afghanistan per un anno, anche se sta fermo nella base, non spara mai un colpo, non fa mai niente, si spendono 4.000.000 di dollari. Quindi con 4.000.000 di dollari delle cosette ne fai. In tanti paesi con 4.000.000 di dollari fai tante cosette. Se io credo che sarebbe nel nostro, per esempio, nell'interesse europeo investire in questo senso, no? Quando sento parlare per dire che bisogna fare un esercito europeo, o quando sento dire che dobbiamo spendere di più per finanziare la NATO che ci protegge, e non sono ancora riuscito a farmi dire da che cosa, allora io capisco che gli interessi vanno altrove e che su questo problema non c'è la volontà di investire, perché bisogna investire, non è che basta le 4, i 35 euro, queste robette qua, no? Allora la volontà di investire per risolvere questo problema non c'è, è per questo che il problema non si risolve, perché non è un problema grosso, è un problema anche drammatico, epocale, ma non è un problema che non possa essere, non dico risolto, ma affrontato. È che gli interessi vanno da un'altra parte, molto semplicemente. Il consenso pubblico va da un'altra parte, se l'informazione è quella che ci godiamo quotidianamente, sarà difficile riorientare. Costa sicuramente meno. Orientare i giornali costa meno che orientare l'immigrazione. Sì, probabilmente. Cioè io mi chiederei anche quanto il consenso sia informato, no? Nel senso che riconosco tra l'altro
l'osservazione rispetto alla quale gli interessi vanno altrove. E per questo mi chiedo quanto non sia attuale fare una discussione che o alimentarla, promuoverla, che più che essere orientata quasi esclusivamente sul contingente provi a rielaborare appunto quei concetti cardine dello stato moderno, perché al di là del fatto che si possa decidere di utilizzare, preferire strumenti legislativi piuttosto che altri, nel senso che in Italia esisteva il decreto flussi per consentire un accesso regolare agli extracomunitari e non esiste più quello strumento. L'assenza dello Stato è più una percezione, nel senso che io credo che l'interrogativo sia più sulla dimensione pubblica, su ciò che è nostro interesse, probabilmente non di tutti, nel senso che poi gli schieramenti politici e le ideologie esistono, capire che cosa nello Stato riteniamo sia l'interesse pubblico, quello che deve essere tutelato, perché io altrimenti vedo una serie di difficoltà delle istituzioni date di orientare l'interesse privato, perché altrimenti perché vendiamo armi allo Yemen che è in guerra da 4 anni, nessuno ne parla ed è una delle crisi umanitarie più grandi che ci troviamo ad affrontare come cittadini globali. Evidentemente c'è la necessità di ridefinire che cos'è interesse pubblico e che cosa in questi termini produce l'esistenza o può produrre l'esistenza dello Stato, perché secondo me appunto l'assenza è una percezione, perché invece è presente, nel senso io quantomeno rispetto all'impegno nella tutela dei richiedenti e dei rifugiati non posso dire che lo Stato non sia presente, assolutamente, ne condiziona qualsiasi tipo di scelta. Quindi per me appunto la questione è che cos'è interesse pubblico per lo Stato. E un'altra parentesi sull'Eritrea e sulla conoscenza appunto di fenomeni molto più micro, purtroppo la corruttibilità è qualcosa che esiste ed è ampiamente diffuso, per cui chi ha attraversato il confine eritreo racconta, testimonia che ha pagato anche funzionari militari per poter passare quel confine, per cui poi i sistemi che si trovano, tra virgolette, per sopravvivere nel momento in cui appunto non esiste una definizione efficace, nel senso che produce effetti di cosa sia interesse pubblico, poi insomma ampie risposte, trova ampie possibilità di risposta. Facciamo un altro giro rapidissimo di domande, quindi chi volesse intervenire si avvicini qua cortesemente. Sì. Scusa. Sì, grazie degli interventi. Rispetto a quello che dici tu, mi viene in mente che effettivamente non c'è un'assenza di Stato, c'è un'assenza di politiche, che poi è quello che diceva anche lei prima, servono politiche per governare qualsiasi fenomeno. E, la riflessione che facevo era probabilmente servono politiche che la smettono di ossessionarsi sul tema migratorio,
non so come dire, cioè forse oggi le migliori politiche di accoglienza sono quelle che non continuano a, come dire, a scontrare tra, non sono solo quelle per i migranti, che ovviamente hanno delle esigenze, però sono delle politiche di accoglienza che sono quelle che si potrebbe dire creano le condizioni perché un territorio sia accogliente, no? Quello che tu dicevi prima. E questo io lavoro per esempio per un'organizzazione non governativa e mi rendo conto che se usciamo dall'Italia e guardiamo il fenomeno migratorio dalla prospettiva africana, le coordinate sono completamente diverse, al di là, diciamo, della componente più ridotta, ma ovviamente rilevante e importante, dei flussi di profughi. Le migrazioni, dalla prospettiva, ad esempio, africana, hanno una serie di dinamiche che sono storicamente determinate, cioè la migrazione per esempio nell'Africa occidentale era un fenomeno anche di come dire, passaggio allo status per esempio di persona adulta, cioè il fenomeno migratorio è visto come un'esperienza che caratterizza e rende l'individuo comunque utile e forte per la sua società. Per esempio recentemente sono stato in Senegal e in Gambia, uno dei più grossi problemi con i rimpatri che ci sono adesso, soprattutto dalla Libia, è lo stigma sociale che la migrazione di ritorno determina in quei paesi, cioè io ho fallito. E ho fallito non soltanto personalmente, ma probabilmente ho anche fatto investire alla mia comunità una quantità di risorse che hanno reso questo fallimento un problema di reintegrazione in quel paese. Okay? Per cui anche lì si osserva che le politiche che non vengono fatte qua, ma che vengono fatte là, e che sono poi politiche all'interno di quello che diceva lei, di un quadro di esternalizzazione, della gestione del fenomeno, sono politiche completamente inadeguate perché hanno uno sguardo di brevissimo termine, cioè provo a reintegrare all'interno di un tessuto che è in qualche modo completamente, come dire, avulso dalle dinamiche più ampie. Quindi di nuovo anche lì si parla di politiche migratorie e le politiche migratorie diventano politiche, cioè 5 anni fa la Nigeria non aveva una politica migratoria o non c'era un ministero che si occupava di migrazioni se non legata alla questione per esempio delle rimesse. Le rimesse per esempio per i paesi africani sono più alte dei soldi che l'Unione Europea gli dà per gestire il fenomeno. E quindi ovviamente il paese africano ha interesse ad avere i migranti perché sono rimesse. Per il Gambia superano l'aiuto pubblico allo sviluppo, il Gambia è piccolissimo per farvi un esempio. Quindi anche qui di nuovo assenza totale di politiche. Cioè oggi non ci sono le politiche, questo è un problema fondamentale. Non ci sono le politiche perché probabilmente manca da un lato un'analisi seria del fenomeno, anche teorica. Le migrazioni sono viste in tanti modi, espulsioni dal sud per il capitalismo rapace o nella visione neoclassica il lavoro che si muove dove c'è più domanda. Cioè, entrambe le visioni probabilmente non aiutano a comprendere che il fenomeno è fatto anche di fattori individuali, psicologici, culturali, che niente hanno a che vedere con il lavoro, niente hanno a che vedere con le espulsioni legate al land grabbing, ad esempio. Di nuovo, anche qui nel fare le politiche, se non c'è dietro una riflessione seria e approfondita del fenomeno, quindi oggi effettivamente due elementi che avete detto voi su cui volevo magari un approfondimento, no? L'elemento, diciamo, più culturale di inquadramento del fenomeno e l'elemento delle politiche, cioè oggi non vedo nessuna anche forza politica che è in grado di dire queste sono politiche serie e quindi si creano anche queste strane alleanze tra sorosiani e centri sociali, non lo so, che sono veramente delle alleanze stranissime, no? Dal punto di vista proprio anche proprio di visione politica. Ecco, là volevo un punto vostro su questi due elementi che mi sembravano in qualche modo anche un modo di proiettare anche la riflessione un pochino più avanti. Ci sono altre domande? Rapidamente? No, ne faccio allora Marcello? No. Ok, allora ne faccio io una rapidissima, signore, su questo. Allora, un po' mi hanno accennato parlando sia di Ungheria che di Germania. Cioè, se ogni tanto, diciamo, c'è il tema migratorio che irrompe anche all'interno dell'Unione Europea all'interno della conflittualità tra i vari paesi. Si può notare che spesso magari ci sono conflitti anche sono molto più economici, così, che però non irrompono molto nel dibattito, mentre invece il discorso, ad esempio, sulla questione delle navi, no? Cioè, ha causato anche grossi conflitti di facciata
con una divisione anche della popolazione e della, sul discorso migratorio, con la Francia che poi in realtà faceva lo stesso, la Spagna che ha accettato la nave, però poi di nuovo comunque ha una politica molto restrittiva. Mi chiedevo così in previsione, adesso c'è un europeo in cui magari potrà essere un tema nei singoli paesi di dibattito, però cosa potrebbe succedere da qui a un anno, due anni, nel momento in cui comunque l'Unione Europea si sta un po' disgregando, sta comunque assumendo anche attraverso l'accordo franco-tedesco uno nuovo, cioè una connotazione molto diversa, diciamo molto meno Unione Europea e molto più disgregante in sé. Quindi cioè, capisco che è una domanda che richiederebbe un approfondimento di 2 ore almeno, però insomma se magari una breve riflessione su questo. Allora, io credo che la polarizzazione delle posizioni sia espressione di un certo modo di informarsi. E la difficoltà che io, cioè nel senso non credo che sia una difficoltà esclusivamente personale, però la difficoltà di molti operatori sociali che intervengono sia qui in progetti di cooperazione all'estero, nei paesi di provenienza degli immigrati, perlomeno quelli che passano oggi attraverso l'unico canale possibile, perché poi nel senso questo è un fatto, le politiche nazionali e europee hanno prodotto questo effetto, cioè il fatto che l'unico modo per rimanere stabilmente in un paese europeo oggi è chiedere asilo. Allora, io credo che solo questo elemento dovrebbe spingere i governi a intervenire differentemente. Però che cosa succede? Che questo elemento non diventa un elemento di riflessione comune. Per cui io sono più spesso chiamata a difendere la protezione umanitaria come istituto, piuttosto che mettere in discussione il fatto che la protezione internazionale debba essere l'unico mezzo per arrivare in Europa. Io credo appunto che questo sia determinato dalla scarsità di informazioni di qualità che informano il dibattito pubblico. Per cui sicuramente un primo lavoro è un lavoro di informazione e formazione diffusa. Come si può fare? Non lo so, nel senso che probabilmente dico che non lo so perché per raggiungere un livello così capillare di diffusione come lo raggiunge la televisione, farlo in termini di associazioni io credo che insomma sia quasi impossibile. Probabilmente ci deve essere un investimento del pubblico in termini di informazione pubblica e non insomma delegata esclusivamente agli spazi che fanno formazione, sicuramente l'università, ma io sono abbastanza certa che l'università faccia informazione, nel senso che ad esempio uno dei dibattiti che io ricordo con più soddisfazione, che è stato un confronto anche con l'istituzione comunale, è stata all'interno della Bicocca, in cui il confronto è stato multidisciplinare, i demografi hanno raccontato che appunto i fenomeni migratori non sono fenomeni emergenziali, né tantomeno quelli che hanno investito in modo massivo negli ultimi anni l'Europa. Quindi probabilmente l'informazione dovrebbe essere fatta a molti più livelli per non riprodurre, perché mi rendo conto che anch'io ho questo, cioè se la domanda
che mi viene posta, cioè come si fa a ripristinare la protezione umanitaria, perché la protezione umanitaria è così importante, rispondo su quella domanda. Gli strumenti nazionali e comunitari di non solo orientamento dell'investimento privato, ma anche di obbligo, no? Nel senso la tassazione, ad esempio, è una delle questioni che è riemersa ultimamente è stata proprio la tassazione dei grandi motori di ricerca, delle grandi imprese multinazionali, no? Che hanno l'agibilità per poter decidere cose che influiscono poi sulle scelte politiche e quindi la vita delle persone. Io sono stata in Eritrea, ho lavorato come counterparter staff, cioè staff di sostegno all'amministrazione di Asmara, tanti anni fa. E, il bando era un bando di un'organizzazione internazionale che non vincolava l'agenzia francese che aveva vinto il bando era per uno studio per il master plan di Asmara, che non vincolava a lasciare un determinato know-how al personale. Io come counterparter staff guadagnavo da parte del comune di Asmara 70 euro al mese, da parte dell'agenzia di consulenza francese 400 euro, come insomma una stagista. Il responsabile a cui facevo riferimento dell'area urbanistica, diciamo pianificazione urbana, ne guadagnava 10.000. Io credo che questo tipo di squilibri possa essere governato. Esiste il problema della volontà politica e soprattutto della capacità di comprendere sul lungo termine che cosa significa il fatto di non intervenire, che per me significa produzione di povertà nei casi ovviamente di gran parte dei paesi africani che godono di progetti di cooperazione di questa natura. Non so se ho risposto a tutto. Ma sulla questione delle politiche, io credo che l'Unione Europea, l'Europa in generale, non abbia una politica non solo su questo tema, ma non abbia una politica su quasi tutti i temi fondamentali, dalla difesa, cioè qual è la politica dell'Unione Europea per esempio nei confronti del Medio Oriente o nei confronti della Russia? Cioè, a me sembra politiche molto eterodirette, molto di risulta, cioè poi possiamo interrogarci sulle ragioni. Io penso che sia stato un disastro l'allargamento del 2004, ma altri avranno altre opinioni. Non a caso abbiamo visto, parlando delle missioni militari africane, ci sono missioni francese, missione inglese, missione tedesca, non c'è una missione europea, per dire. Ahimè, l'Europa dal punto di vista politico è un gigante economico e un nano politico, e non a caso infatti i paesi un po' più determinati come Francia e Germania si attrezzano per fare gli affari propri. Il patto di Aquisgrana, recentemente sottoscritto come riedizione del Trattato di Parigi del 1963, è la fine dell'Europa. Cioè, la cosa straordinaria è che è stato raccontato come una cosa di europeismo, no? Lì ci sono due paesi che si sono messi d'accordo tra loro per fare gli affari propri. L'abbiamo visto perfettamente adesso con la visita di Xi Jinping, no?
ci hanno spiegato che l'Europa non si può fare, e poi hanno fatto un sacco di affari con questo qua, dopo aver detto che l'Europa non deve fare affari se non ha chiarito i diritti umani, l'apertura del mercato, eccetera, eccetera. E che vuol dire? Che l'Europa serve come, diciamo, scudo per i loro interessi nazionali. Quindi la mancanza di determinazione politica dell'Europa è così conclamata ormai, se no non staremmo mica qui a parlare. Siamo qua in tutta Europa che abbiamo paura di Steve Bannon, figuratevi un po' quanto può essere solida l'Europa. Io credo che questo sia ancora più negativo, perché i due sostituti di questa volontà politica che non c'è sono, da un lato, abbiamo detto, no, le destre rampanti e l'illusione che ci si chiude qua dentro e tutto andrà bene e il mondo fuori sparirà, quello che non ci piace sparirà, che è una cosa che è quello che fanno i bambini, no? Chiudono gli occhi così non hanno paura del buio. E l'altra illusione, però, è l'illusione cosiddetta, diciamo, tanto per intenderci, umanitaristica. È l'illusione che, appunto, con la buona volontà si fa tutto, che è un'altra illusione. E di cui poi si vedono poi le conseguenze giorno per giorno. Adesso le navi delle ONG sono state di fatto eliminate dal Mediterraneo, ma scusate la brutalità, non esiste in nessun sogno che il capitano di una nave prende dei migranti che sono stati portati a lui da dei trafficanti di esseri umani, perché questo è, sono stati portati fino lì da trafficanti di esseri umani pagati per svolgere un'attività illegale che probabilmente contribuisce a finanziare altre attività illegali come il terrorismo, e il capitano di questa nave decide dove questi devono andare. E se ha voglia di portarli in Italia, si presenta a un porto italiano e pretende, non esiste. Se lo fai in Australia, ti prendono, te, la tua nave, i tuoi migranti, e ti sbattono 1000 chilometri lontano. Se lo fai alle coste degli Stati Uniti, forse ti affondano. Quindi anche questo atteggiamento è un atteggiamento che non può essere. E infatti abbiamo visto l'ultimo caso, no? Avete presente tutte le polemiche sulla 18? Questi, evidentemente un po' più inesperti, questi del mercantile dirottato, al posto di venire da noi sono andati a Malta, a Malta hanno fatto presto, gli hanno mandato la polizia a bordo, li hanno arrestati e non se ne parla più. E non c'è nessuno che dice sequestri di persona, cose, la democrazia a rischio, a Malta ha fatto in fretta. E non c'è stata una polemica che fosse una. Cioè, ci dibattiamo tra due opposti estremismi, di fatto, due sogni, e i sogni, con i sogni si fa poca strada. Io ripeto, quello che vedo come grandissima difficoltà è questa Europa che non sa che cos'è, non sa chi è, e quindi non può fare una politica, perché se tu non sai chi sei, non, come fai poi a parlare agli altri e dire io sono questo e secondo me si fa così? Non puoi. E questo è la grandissima difficoltà. Io non so onestamente quanto questo stato di cose possa proseguire, perché la disgregazione dell'Unione Europea è sotto gli occhi di tutti. Gli inglesi se ne vanno e vabbè, non sono mai stati veramente dentro e quindi non c'è problema. Germania e Francia fanno per conto loro, i paesi di Visegrad fanno per conto loro. A me pare che l'Unione Europea sia tenuta insieme dal quantitative easing oggi. Non vedo quali siano gli altri fondamentali legati. E l'Erasmus forse, perché sennò i nostri ragazzi si incazzano che non possono più. Ma non vedo grandi altri legami, men che meno una politica comune.
E questo è ovviamente foriero di tanti mali. Non so veramente che cosa sperare da questo punto di vista. Sono veramente molto, molto, molto pessimista, soprattutto perché poi siamo in un mondo che cambia, no? Siamo in un mondo dove la Cina è diventata la potenza che è, in un mondo dove gli Stati Uniti sono ancora il nostro alleato fondamentale, ma non sono più il nostro primo amico, perché l'amministrazione attuale all'Europa ha riservato dei sonori schiaffoni, e questa indeterminatezza veramente ci lascia in balia di tutti i venti forti. Bene, ringrazio i nostri due relatori questa mattina, faccio ancora tanti auguri a Fulvio Scaglione per il suo compleanno e vi do appuntamento alle 2:30 puntuali, perché iniziamo, che oggi pomeriggio sarà abbastanza intenso. A dopo.